sono Elena Bernasconi, suora del Cottolengo dal 2005. Il progetto Cottolengo for You, che ho sviluppato all'interno di questo percorso di master, nasce dal mio quotidiano, dal nostro quotidiano, non è un progetto che è nato solo da me. Nasce dall'incontro con persone, ho in mente volti, con persone che, disabili, anziani, a un certo punto della loro vita, aumentano gli anni, diminuiscono le capacità, si trovano a un bivio che per tanti di loro, soprattutto chi è solo, chi è privo di reti familiari, ha un'unica scelta obbligata, l'inserimento in una struttura. Cottolengo for You si propone appunto di essere un'alternativa a questo bivio, un'alternativa a questa scelta obbligata di inserimento, in quanto il progetto si propone appunto di estendere a livello domiciliare quei servizi già erogati all'interno di tutte le nostre RSA. Il Cottolengo ha varie strutture per disabili e anziani sparse per l'Italia, quindi ci riteniamo con esperienza, capaci di questo servizio. Nell'affrontare lo sviluppo di questo progetto è cresciuta la consapevolezza che l'assistenza in struttura non è la stessa dell'assistenza al domicilio e quindi grazie al master ho potuto mettere a terra le problematiche, le criticità di un servizio totalmente altro, che però è assolutamente importante e necessario oggi per poter rispondere a dei gruppi di persone appunto che sono sempre più in aumento. Si propone quindi come alternativa a questa scelta obbligata dell'inserimento in struttura, offrendo la possibilità a tante di queste persone di prolungare la loro permanenza presso il domicilio, quindi rimanere inseriti nei propri territori, nelle proprie relazioni. Questo è l'obiettivo principale, quindi offrendo un supporto in quelle attività della vita quotidiana che da sole queste persone non riescono più a gestire.